questo video vedremo un esempio di interconnessione tra Wikidata e una voce di autorità dell'OPAC SBN con tuttavia un problema di duplicazione all'interno dell'OPAC SBN. L'esempio scelto è Camillo Romanino, flautista dell'Ottocento. Cerchiamo quindi nell'OPAC SBN, tramite la ricerca avanzata, il nome di questo autore secondo la solita formula cognome virgola nome. E quindi cerchiamo Romanino virgola Camillo e otteniamo un solo risultato. Controlliamo la sua correttezza, quindi tutti i 69 record dovrebbero essere relativi a musica. Vediamo già che 58 sono musica stampa e 4 musica manoscritta, possiamo controllare giusto i 7 che sono testo e questi 7 che sono testo sono comunque di carattere musicale. Siamo quindi assicurati che questo sia Camillo Romanino, possiamo entrare in uno di questi record, cliccare sul suo nome, andandolo a trovare in mezzo a tutti questi nomi, Romanino Camillo, selezionare qui nell'indirizzo l'identificativo SBN che è caratterizzato da prime tre caratteri che indicano il polo che l'ha creato, la V per indicare voce d'autorità e 6 numeri, lo copiamo e lo incolliamo come identificativo SBN di un autore all'interno dell'elemento di Wikidata. Se tuttavia ripetiamo brevemente questa ricerca scrivendo il nome in forma diretta, cioè nome e cognome come appare in Wikidata, noteremo qualcosa di strano che prima non avevamo notato, e cioè la presenza anche di un Camillo virgola Romanino sicuramente errato, perché in questo caso vorrebbe dire che Romanino è il nome e Camillo il cognome. Se noi entriamo in questo record che ha nei record collegati a questa voce di autorità, che sono di fatto uno solo, possiamo vedere come sia sempre un record di carattere musicale perfettamente compatibile con l'epoca e con l'attività del Camillo Romanino flautista dell'Ottocento di cui ci stiamo occupando, e quindi se noi poi clicchiamo sul suo nome otterremo un nuovo ID SBN duplicato. Questo nuovo ID lo possiamo aggiungere in Wikidata e successivamente qualcuno, notando questa duplicazione, potrà fare una segnalazione a IQ per risolverla, evidentemente unendo il secondo, che è errato, nel primo, che invece è corretto e che ha anche la stragrande maggioranza dei record bibliografici. Nel caso in cui volessimo fare noi direttamente questa segnalazione a IQ, che gestisce la revisione delle voci di autorità all'interno di SBN, possiamo entrare nella proprietà Wikidata di SBN, cercare l'indirizzo mail a cui mandare questa segnalazione e poi mandare questa segnalazione, di modo che risolveremo al tempo stesso la violazione di vincolo attualmente presente in Wikidata, perché ovviamente Wikidata lamenta la presenza di due identificativi, volendone giustamente uno solo, e al tempo stesso risolveremo questa duplicazione all'interno di SBN, poiché allo stato attuale chiunque cerchi le opere di Camillo Romanino, i record bibliografici a cui Camillo Romanino ha preso parte tramite la voce di autorità corretta, purtroppo non trova quell'unico record che invece è legato alla voce di autorità scorretta.